come gruppo cultura noi abbiamo fatto un lungo lavoro di stesura del programma e pensiamo che la cosa fondamentale sia tornare a programmare a lungo termine, a largo spettro, le politiche culturali, cosa che manca da troppo tempo in questa città. E sia necessario anzitutto creare quella sinergia che è mancata per decenni tra le istituzioni più principali della città, penso all'università innanzitutto, penso all'Opera del Duomo, penso alla Fondazione Palazzo Blu, penso a tutte quelle grandi istituzioni culturali che lavorano e ciascuno lavora molto bene nel suo settore. Ecco, metterle attorno a un tavolo, l'assessore della cultura dovrebbe fare questo e cercare di fare un programma comune insieme. Allo stesso tempo però pensiamo sia necessario anche l'ascolto e il dialogo costante con la cittadinanza, perché dalla cittadinanza possono arrivare proposte molto interessanti. A questo proposito intendiamo un coinvolgimento pieno dei quartieri e della popolazione dei quartieri e quindi abbiamo pensato una serie di cose, a partire dalle biblioteche. Chiediamo innanzitutto la riapertura della biblioteca universitaria, la riapertura della biblioteca Serantini, la riapertura a pieno titolo della biblioteca provinciale, anzi la creazione di un polo civico delle biblioteche tra biblioteca comunale e la biblioteca provinciale. Chiediamo l'allargamento della biblioteca comunale, utilizzando gli spazi del sottoutilizzato o non utilizzato centro espositivo SMS. Là si potrebbe creare la biblioteca dei ragazzi con la ludoteca. Biblioteche di quartiere e biblioteche itineranti, ad esempio attraverso il dialogo con i dirigenti scolastici aprire le biblioteche scolastiche, anche delle piccole scuole per permettere alla cittadinanza di partecipare e di vivere quegli spazi che devono tornare a essere spazi di creazione di cittadinanza, di formazione e di aggregazione sociale. Pensiamo poi ad una politica per quanto riguarda il sistema museale, una carta dei musei che permetta ai tanti turisti, sempre di più, che arrivano in Piazza del Duomo di spostarsi e visitare altri musei straordinari, a partire dal Museo Nazionale di San Matteo, che è uno dei principali musei italiani, il più importante d'arte medievale, uno dei più importanti al mondo. Allo stesso tempo è necessario però creare un collegamento tra la Piazza del Duomo e questi musei dei Lungarni, questo fantomatico sistema museale dei Lungarni che ancora non abbiamo mai visto, se ne è parlato tanto ma è rimasto uno slogan vuoto. Ecco, noi vorremmo crearlo. Altra cosa, nel campo della musica, nel senso che ci sono tantissimi gruppi musicali, due orchestre, un coro, però non ci sono gli spazi. Abbiamo bisogno di sale per fare musica e quindi anche qua l'assessorato della cultura deve tornare a creare spazi e a gestire quegli spazi, affidandoli alle associazioni che fanno musica e che educano alla musica. Festival. Non piacciono in genere i tagli dei nastri, ce ne sono stati troppi e sappiamo che cosa ha significato in questa città. Pensiamo alla Domus Mazziniana che è stata inaugurata 3 volte da 3 personalità mastodontiche diverse e poi si è chiusa ed è rimasta in abbandono. Ecco, noi pensiamo invece ad una cosa che coinvolga i quartieri, ad un festival, il Festival delle Culture del Mediterraneo, che si svolga soprattutto a Marina di Pisa e che quindi riscopra le vocazioni della Repubblica Marinara, che troppo spesso viene ricordata in città, ma poi appunto non se ne richiama mai fattivamente la funzione. Ecco, noi vorremmo che una volta all'anno, per un mese, si riscoprisse un paese del Mediterraneo dal punto di vista musicale, teatrale, cinematografico, e quindi nelle piazze, nei tanti teatri di questa città e cinema, possano fare presentazioni di libri, di film, proiezioni di film e spettacoli e naturalmente concerti. Ecco, questo significa fare cittadinanza, cioè permettere la riscoperta anche culturale delle tante culture presenti in città, quelli che sono i cittadini di questa città e che vengono molto spesso da lontano. Bisogna conoscerci e questo secondo noi è un bel modo per confrontarci e per crescere.